Scacciati. Approfittiamone. Per me va bene. Quanto è lontano questo capanno, comunque? Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Se ci arriveremo. Oh, mi sento abbastanza fortunato. Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere... Ehi, porno divi! Vi servono queste! Porno divi? Pagherei per vedervi. Che schifo. Scusate se vi ho buttati fuori così. No problem. Oh, sono certo che troverete un modo per passare il tempo. Mm-hmm. Tu divertiti con quegli sfigati. Oh, quasi scordavo. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Ormai è buio. Ok, capito. Mi sa che Josh stava flirtando con me. Ok, gli chiedo di unirsi a noi. Sei serio? Cosa? No! Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mech Shosha. Siamo tornati con Until Dawn, proprio nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. Siamo con Mike, siamo con Jess. E loro stanno per infrangere, anzi stanno per continuare il solito cliché dei film. Oddio, che c'è dietro? Ah, è sempre lei. Il solito, scusate, ormai spaventi come se non ci fosse un domani. Il solito cliché dei film horror: fare sesso. No, ragazzi, no, non si deve mai fare. E noi probabilmente andremo in quel capanno per farlo. Comunque siamo con Mike, che a quanto pare è quello che se le bomba tutte. Jess è quella un po' più facilotta, diciamo, la zoccolona del gruppo. E in generale, ragazzi, abbiamo visto che nella scorsa puntata si sono un po' svelate le dinamiche del gruppo, almeno le prime gelosie. Abbiamo pure capito che sono tutti amici di merda, cioè gente veramente poco affidabile. Comunque, andiamo al capanno senza però dimenticarci che ci potrebbero essere degli oggetti qui intorno che ci possono fornire indizi, o in generale possiamo trovare dei totem che ci possono svelare il futuro. Parliamo con sta zozzona. Ehi, tesoro? Foto? Sì, ci stavo pensando. Certo, ragazzi, prima di morire... Un bel selfie. La faccio io? No, aspetta, ferma. Vai. Apri gli occhi! Oh mio Dio! La foto più brutta dell'universo. Perfetti. Siamo tipo la coppia perfetta! Cavolo, sembri una modella. Tieni il telefono a portata di mano. Magari riesci a farmi il book nel capanno. Oh! Ok. Ci sto. Tra Mike e Mike ci si capisce. Tra l'altro, ragazzi, veramente... Cioè, questa una foto gli è andata bene. Cioè, se tipo io con Ambra mi mettevo lì a fare una foto, me la faceva rifare tipo 100 volte. Perché si sa, ragazzi, che alle ragazze non vanno mai bene le foto. Vabbè. Questa qua invece sì. Vabbè. Andiamo, ragazzi, con Mike. Pronti, tosti e duri. Qua fuori si gela. Non ti preoccupare. Beh, ci sono io per questo. Bravo. Che pensi di fare? Vabbè, dai, basta, raga. Un paio di idee. Dai, raga, mi è stato a mettere in imbarazzo, ve lo giuro. Però vedete, ragazzi, tra me che ci si capisce. Nell'ultima puntata penso di aver preso lo spavento più grande della mia carriera videolu. Oh, oh, oh. L'hanno un po' abbandonato questo posto, eh? Eh già. Che peccato. Che peccato, gli hanno solo ucciso la figlia. Anzi, le figlie. Che poi però, come avete capito, cioè, nella dinamica delle indagini risulta come un incidente. L'uomo che dovrebbe essere, e probabilmente sarà, l'assassino, o comunque la persona indiziata alla strage, in realtà non è stato incastrato, anzi è tuttora libero. Ah, bella. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati, ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. No, me la voglio bombare, ragazzi. Gli diamo corda, cazzo cene. Tu le tiri fuori il peggio. Può essere. Gelosia epica. Cazzate. Bullshit. Vabbè, avete detto tre fasi, otto parolacce. Allora, qui c'è una porta. Ma chi apre una porta apre anche un portone. E no, questo è il capanno, però. Noi dobbiamo andare lì. E se andassi di qua, eh? Sicuramente sarà chiusa. Ah, credo manchi l'elettricità. È già, brutto idiota, Josh ce l'ha detto. Non ha parlato di un generatore. No, ha detto che mancava. Non ha detto che mancava la luce, era tutto buio. Vabbè, andiamo qua. Oh, 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 oh. Che cosa abbiamo qui? Forse un totem? Sì.
Ragazzi, aspettate prima di vederlo. Vi ricordo che abbiamo già trovato altri... Mike, generatore. Stai zitta. Ok, capito. Abbiamo trovato già altri due totem. Uno ha rivelato un dito mozzato, un'altra una morte orribile. Giovanna Darko is the way. Vediamo questo. Ehi, Mike, questo generatore lo trovi o cosa? Cosa cazzo era? Quella era Ashley, ma quel cazzo di coso che cosa cazzo era? Era tipo un clown. Zitta! Non è che potresti sbrigarti con questo cavolo di Jenny. Devi stare zitta. Cos'è Jenny? Ma questa è stupida, ragazzi. Mo' me la voglio bombare solo perché almeno se sta zitta e capisce chi comanda. Ok, vediamo. Raga, era un fottuto clown. Ve l'avevo detto, allora. Cioè, questo, vabbè, va. Boom! Bel colpo, Mikey. Dai, Mikey. Voglio parte in... Ah, cozzibo. Ma posso mettere paura per la sega elettrica qua? Vai, tira dietro. E dai, e dai, e dai. Wow, sei un mago. Vabbè, che non mi vedi, guarda che faccia. Porco Diaz. Raga, ma che mi è stato a dire? Ho visto... Ma che cazzo? Levati un po', levati. No, no, vabbè, raga, qua tocca correre. Cioè, non l'ho visto solo io. Sembrava tipo un tizio di Star Wars. Oddio, ma mi prende... Sto gioco, ragazzi, ok che punta tutto sui jumpscare. Però focca la bindella. Cioè, non possiamo continuare, ragazzi, voilà. A prendersi spaventi. Il cancello si apre. Non male, vero? No. Sì, davvero. È stupendo. Oh, sì. Ho un sacco di successi. Chiappe d'ovo. Vabbè, andiamo, ragazzi. Vabbè, in questo momento concentriamoci solo sulle chiappe. Effettivamente questa ce la potremmo bombare. Sei emozionato? Da che? Perché a vederti non sembra. Adesso sono proprio su di giro. La nostra è come un'avventura con un po' di sesso. Oh! Si parlano qua, ragazzi, si parla di cose hot, eh? Zozzerie. Sozzeria time. Però vediamo un attimo le relazioni del buon Mikey. Vabbè, ovviamente Jess è molto alta. Siamo poco caritatevoli, siamo poco onesti, eh. Sarebbe interessante, ragazzi, cercare di comportarci nella maniera in cui sono appunto i personaggi. Per esempio qua penso che Mike sia poco onesto, quindi cerchiamo di fare un po' i sotterfugi, le cose un po' così. Non lo so, quella persona. Nastro della polizia. Oh, un nastro della polizia, è vero. Per Anna e Beth. Pensavo avessero ripulito. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso ho i brividi. C'è pure un occhio di vetro. Spero che abbiano trovato la pace. Che cosa ricordi? Ve lo chiediamo che cosa ricorda, ragazzi. È così strano. Ricordo appena cos'è successo. Beh, quello che io ricordo è che abbiamo fatto una cazzata. Scherzo del cavolo che alla fine è costato la vita ad Anna e Beth. Ehi, dai, non è colpa nostra se sono corse nel bosco. Già. Insomma. Si aspettava da loro un'idiozia come quella. Certo, perché sono stupide loro. Non è che sei stupida te che... Vabbè. Tra l'altro Mike è colpa tua. A sto punto gli potevamo chiedere direttamente... Cioè, potevamo fare un po' quelli che effettivamente avevano un rimorso. Però vabbè. Guardiamoci intorno, ragazzi. Io non credo che Mike sia il tipo da avere. Hai sentito? Ho sentito qualcosa. Sì. Ma che cazzo? Era un urlo? Non lo so, ragazzi. In questo frangente mi ricorda un sacco Alan Wake. Oh, cazzo. Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Ho capito, regà, sta da... Sai cosa? Fanculo, siamo avventurosi. Noi troveremo un'altra strada. Jess! Cazzo! Ehi, Jessica! Sì, ehi, sto bene. Porca troia, mi è preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Bene, vuoi uscire? Non lo so.
Qui sotto non vedo quasi niente. Facciamo gli eroi, ragazzi, dai. Vengo giù con te. Ok, vengo io da te. Stai ferma. Oddiaz. No, regà, guarda. Ehi, tesoro. Mi aiuteresti a spostare il carrello? Ma porco due, ma non lo vedete che c'è un tizio dietro di voi? No, vabbè, regà, però così io non posso continuare, ve lo giuro. Cioè, mi fate sentire male. Mi fate sentire male. Bene. Poi, raga, non è che sono uno pauroso, ma c'ho... Dammi una mano a spostarlo, dai. Non era così che ci immaginavo a sudare insieme. Stai attento, basta non ti ritrovi a sanguinare insieme. Quello sarebbe un bel problema. Vabbè, facciamo luce non solo sulle chiappe di Jess. Regà, però veramente altri jumpscare così, che poi il fatto che io gioco e parlo insieme sono ancora più distratto. Quando arriva mi cago addosso. Tipo adesso abbiamo sentito dei rumori. Dei rumori meschini. Oh. Porca troia! Ma perché ti sei spostato? Oh santo cielo, stai bene? Sì. Sì, sto bene. Non so perché, ragazzi, ma adesso mi sta a salire l'ansia che se facciamo una scelta sbagliata o una cosa errata ci muore qualcuno. Vabbè, ma giochiamoci tranquillamente la nostra storia. Questo posto mi fa venire i brividi, ma non quelli piacevoli. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Conservali per dopo, fustacchino. Oddio, raga, ma questi parlano solo di quello. Cioè, con tutta la buona volontà, ma mi state un po' a rompere le palle. Oddio, un totem. Oddio, un totem. Un totem a forma di gufo. Oh sì! Ah no, o sì o no. Totem fortuna, vediamo un po', raga. Che succede? Non ho visto niente. Dobbiamo forse passare di là. Non so se si è zoomato su qualche nemico, ma me lo son perso. Vabbè, continuiamo, ragazzi. Tutto è bene, ciò che finisce bene, ma... Io penso che adesso qua facciamo dei peggio salti, eh. Stiamo avendo un sacco di totem, stiamo trovando un sacco di roba che però per il momento non è ancora, non si è ancora avverata. Quello che temo di più io al momento... Stai bene? Sì. Io no. Perché... Per un pelo. C'è qualcosa di strano in questo posto. Sì, meglio se ce ne andiamo. Già. Sapete la cosa figa, ragazzi? È che questi stanno parlando solo di sesso. Faceva ridere se diceva: ah sì, per un pelo di figa. per un pelo di fregna. No, io non andrei qua. Oddio, là c'è qualcosa, aspettate. Se andassimo di qui. Oh, guardate un po' qua. Qualcosa scritto con il sangue. O almeno quello che io penso sia sangue. Che? Pessimo. Strano posto per fumarsi un sigaro. È recente. Come recente? Chissà che è stato qui. Come recente, regà? Mozzicone di sigaro, abbiamo trovato un indizio. Cazzo, cazzo, iu. No, vabbè, regà, qua facciamo una fine brutta, eh. Ve lo dice Mike Shosha. Wow. Questo posto sembra antico. Porca caverna. Deve essere roba dei nativi americani. Non credo che i minatori passassero il tempo a disegnare, no? No, sembra più una specie di altare. Un altare a cosa? A te che mo te sgozzano e ti ammazzano. Ragazzi, io veramente vi vorrei far sentire. Dovremmo mettere tipo il battito del cuore in alto, perché io mi sto a cagare addosso. Pure perché non l'ho ancora fatta oggi. Le battute di Mike Shosh. Mappa dei pericoli della miniera. Questo posto ha bisogno di una sistemata. Attenzione, ragazzi, non ce lo ricorderemo mai, anche perché non sappiamo dove siamo. Però guardate quanti pericoli ha questa cazzo di miniera. Se Mike tu fossi intelligente, come quando ti hanno presentato, cioè era scritto intelligente,
Tu te ne andresti. Però abbiamo deciso di fare gli eroi. Raga, mannaggia, non... questa è la prima serie in cui mi trovo così tanto in difficoltà, ve lo giuro. Dio, sento rumori di nemici. Il rumore dei nemici. Meno male che ci abbiamo ste belle chiappe davanti. Finalmente un barlume di speranza. Sì, guarda mo, Ok, siamo usciti, indenni. Dai, che mo ci mette paura? Ok. Mi mette paura sempre un secondo dopo di quando me l'aspetto. Bastardo. Aha, vedete ragazzi, sempre andare nei luoghi meno opportuni. Questo è tanti anni a giocare videogiochi. Un altro totem. Vai, prendilo. Però con i totem, ragazzi, è quasi brutto perché ci un po' spoilera. Ok, che potrebbe non accadere, però. Jess. Quella era Jess. Ho previsto la tua morte. Jess, morirai senza vestiti, quindi... cioè, non so se è un bene o un male per noi, però... boh. Però la cosa buona è che qualcuno qui bomberà. E quel qualcuno è un Mike, quindi che sia io o sia lui va bene lo stesso. Però di correre, zia. Dai, saliamo sulla cabina, dai. Ragazzi, lo spavento è dietro l'angolo. Abbiamo qualcuno alle calcagna. Questo è una cosa che mi spaventa a morte. Bene, bene. Quando Josh ha parlato di capanno, speravo qualcosa di meglio. Mona Baref. Vedrai la camera da letto. Oh, hai in programma qualcosa per quella stanza? Ti farò conoscere ogni angolo. va bene, ora non fare troppo il gradasso. Vabbè, certo che se duri 2 minuti a botta. Oh, un binocolo! Voglio guardare gli alberi, voglio guardare le nuvole, voglio guardare il capanno. Wow. Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Perché stiamo andando al capanno, ragazzi? Perché mi dovete portare al capanno? Fatemi vedere su, anzi no, guardo prima qui. Ehi, Jess. Non allontanarti. Perché? È che qui dice che da queste parti ci sono degli orsi bruni. Oh, Michael, ho un'idea geniale. Cioè? No. Abbracciamo un orso? Dai, per favore, dai. Ma... meglio evitare di abbracciare gli orsi. Ma quanto sei stupida. Ok. Dai, vediamo qua, mo. Fammi guardare. Mo saltiamo, eh. Mo saltiamo, easy. Io non vedo nessuno. Ecco Dena. Me l'aspettavo, quindi non mi ha fatto saltare. Mi ha fatto venire un corno, guardate. Vabbè, dai, andiamo giù, ragazzi. Verso la fine, verso la morte. Ma poi, raga, ci pensate. Tutto questo per chiavare? Ma potevano chiavare a casa? Ma che te fregate, Emily? Cioè, ma restate a casa, prendetevi una stanza. A volte veramente essere ninfomani crea problemi. Che poi, ecco, mo faccio un piccolo collegamento, visto che tanto c'è silenzio. Vi ricordate, vi avevo detto, non è che lo psicologo ci sta facendo fare delle scelte e poi si ripercuotono nel gioco, ovvero avvengono nel gioco? Quello mi sembrava un clown, e noi abbiamo scelto il clown. Boh, vabbè. Senti la musica come si alza. Un cornuto. Vabbè, Porco Dio. Attento, scemotto. Vabbè, Topi con le ali. Facciamo spiritosi, va. Stavo solo rispondendo al suo richiamo. Wow, che ragazzo facile. Sì, ho molto amore da dare. Porca puttana. Vaffanculo, ragazzi, però, cioè, non mi possono jumpscherare così, cioè. Sto facendo una figura barbina. O io poi ve lo giuro, ragazzi, non sono un tipo pauroso, cioè, i film horror proprio così. Però se mi fanno ste cose. Mannaggia la pupazza. Oh, siamo arrivati, va. Porca troia, Josh. Non potevi almeno sistemare il sentiero prima di spedirci qui? Davvero?
Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista. Oh, buh! Sbruffona! Ehi, Mike! Hai qualcosa sulla faccia! Boom! Madonna, che coglione! Ok, ok. Se le cose stanno così... Jess? 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 Non ci siamo, ragazzi. Sammy! Sì? Mi aiuti ad accendere il fuoco? Stavo entrando in vasca. Non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Ma che questa è frigida come... È un pezzo di ghiaccio, eh. Vabbè, siamo ripassati nei panni di Sam. Andiamo. Oh, ragazzi, non credo bene, che finirà Josh, bene con Mike. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Ma non è il problema dell'acqua calda, è il problema della luce. È stato ancora al buio, regà. So 3 ore che state lì e ancora è buio. Comunque, siamo ancora lei, la nostra amica Sam. Rigida e frigida come non si sa che. Però era la migliore amica delle defunte Anna e quell'altra. Vabbè. Io adesso la farei spogliare, tipo come abbiamo fatto in Beyond, vi ricordate? Infatti questo è un gioco molto simile dal punto di vista decisionale. Pure dal punto di vista del gameplay. Ma che cosa è stato? Ecco, noi ci cagamo sotto. Non dovete stare da soli, porca zozza! Raga, io non andrò mai in una baia in montagna, ve lo dico. Cochon. Ma poi che attaccano le maschere? Che cazzo attaccate le maschere? Siamo arrivati in una stanza da letto, eh. Anna e Elsa. Vediamo un po' che troviamo. Qua possiamo trovare un sacco di forse di indizi. Vediamo un po'. Tatuaggi. Un tatuatore. Vabbè. Ah, il 18 marzo aveva un appuntamento per tatuarsi. Ah, che poi era quel tipo farfallino che avevamo visto sul braccio di... Non mi ricordo i nomi. Vabbè, ma adesso, ragazzi, sono sotto shock. Ah, andiamo a curiosare, eh. Tra la roba dei morti. Sei una Tomb Raider. Accidenti, Anna. È ricotta, eh. Eh già, Anna aveva una bella cottarella per Mike. Peccato che Mike era un pezzo di merda e lo è ancora. Possiamo andare qui? Tanto è vero il motivo per cui è morta. È morta, un nuovo film di Bruno Liegi, Basson Liegi. Proprio non riusciva a togliersi dalla testa Mike. Oh, test di compatibilità, che vuol dire? Oh mio Dio, ragazzi, vedete, tutto questo testimonia quanto era in realtà fragile Anna, la ragazza con gli occhiali che è morta, e perché è caduta nello scherzo, perché si è fatta il tatuaggio, perché ha fatto anche un test di compatibilità, queste cose che si trovano sui giornaletti da bambine, e era uscito che non erano compatibili con quella che dovrebbe essere la personalità di Mike, e quindi diceva, scappa da casa, fatti un tatuaggio. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Adesso noi critichiamo sta cosa, ma in realtà succede veramente. Oh cazzo. Oh cazzo, ragazzi, questa foto ve la ricordate? L'abbiamo vista, è la prima foto che ci ha fatto vedere l'analista. Al party di Sam, quindi nostro. Oddio, raga, qua sono sicuro che alla fine dei giochi dovremmo fare un sacco di collegamenti. Vabbè, ragazzi, dai, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. È stata una puntata incredibile. Finiremo da questo punto ancora con Sam alla ricerca di cose. Per il resto, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Sono sicuro, come vi ho già detto, che dovremmo fare un sacco di collegamenti. Chissà che fine farà Mike e Jess, ma soprattutto che fine farà Sam, perché non la vedo bene. Oh, un saluto a tutti da Mike Shosh, ragazzi. Lasciate tanti commenti, lasciate tanti piace. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!